Buongiorno a te, come stai? Bene, tu? Invece? Stai lavorando tantissimo, eh? Insomma, diciamo che il mondo è un po' pieno di impegni. Cioè, perché tu fai tante cose, no? Però oggi parliamo Giugni, cioè Alessandro, come fotografo. Che direi che ormai sta prendendo piede più esattamente, che ampiamente. Esattamente. Allora, raccontaci, e questo l'ultimo, e che tra poco viene presentato. Allora, praticamente questo è un lavoro, io ti ho portato poi qua, c'è il libro, fotografia, sei il primo ad averlo in assoluto, perché è per forza, io ti ho portato anche una delle stampe. Che onore! Adesso, allora, adesso poi ti spiego come funziona. Sì. Allora, praticamente quasi un anno fa, diciamo verso febbraio, mi viene chiesto... Pieno Covid, parte 2, la vendetta. Certo. Mi viene chiesto dall'Istituto Zaccaria, che dove io ho studiato per 13 anni, cioè ho fatto dalle elementari, medie, liceo, e noi siamo un'istituzione perché i giugni sono andati tutti allo Zaccaria, quindi ci conoscono. Fai parte del bambino bello. Cioè, più che bambino bello, sono uno dei finanziatori maggiori dei Barnabiti. Ah, ok. Conoscono... Quindi tuo papà e anche lo zio, perché tutti abbiamo fatto lo Zaccaria, tutti elementari, medie, liceo classico, tutti uguali, tutti così, tanto che io ho conosciuto anche il rettore che aveva mio padre, tanto per dire. Padre Salvadeo era un'istituzione dello Zaccaria, io l'ho visto fino a che non è morto. Certo. Quindi io sono entrato nell'epoca, ma Brenna che è papà stato... Papà era un po' più bravo di te! No, invece no, siamo usciti identici, quindi nessuno, quindi nessuno potrà mai dire che, come all'università, nessuno potrà dire il papà era più bravo o tu eri più bravo, nessuno, perché abbiamo fatto esattamente gli stessi risultati. Tanto anche tuo papà è stato eccellenza, quindi. Bravo, molto bravo. Sì, beh, lui... lo so che tu sei stato molto bravo, no? Però lui è, insomma, poi lui si è costruito tutto da solo, per cui io sto costruendo da solo delle altre strade ben diverse dalle sue, però è partito un tempo. Papà non è diventato fotografo, è diventato avvocato, per cui vedi che alla fine è una strada intrapresa anche da me, ma bene o male. Certo. Bene o male, lui però è partito. Ma tu non dirmi che vuoi fare fotografo anziché avvocato. No, questo deve rimanere questo può diventare, secondo me, una professione, deve diventare una professione che accompagna, ma che mi lasci comunque la libertà di scegliere che cosa fare, quindi non deve essere una cosa per cui dipendi da qualcuno che ti deve commissionare un lavoro e per forza devi accettare, quindi magari sminuendo quelle che sono le tue convinzioni fotografiche, la tua filosofia, per fare una qualsiasi cosa, ci si presta volendo, però non è questo l'obiettivo mio, per cui avere un'indipendenza economica da un lato con l'impresa, un studio, quello che è, e dall'altro lato avere la possibilità di dire lavoro anche su temi che mi piacciono. Ma come fai ad avere il tempo? Già farai fatica a fare uno dei tre che hai nominato. Allora, la giornata è un po' complicata, cioè la giornata è tipo 5:25 mi alzo, fino alle 10 diciamo lavoro per l'azienda, 10:30, una roba del genere, poi mi dedico un paio d'ore a giornalismo, perché devo scrivere gli articoli sia di politica che di fotografia, perché c'è la doppia rubrica, e quindi diciamo che quello spazio è dedicato un paio d'ore, sono dedicati allo studio degli articoli i giorni in cui non li devo scrivere e alla scrittura i giorni in cui invece li devo fare. Poi non mangio, perché non esiste mangiare, cos'è mangiare? Un tempo, se no al massimo una minestrina liofilizzata scaldata nel microonde, una cosa da morire, e poi dopo pratica o quello che è nell'ambito dello studio legale, poi a quel punto ci si dedica alla fotografia, o il contrario, dipende dalle, però sono più flessibile in questo modo. Certo. E poi cioè, vai pure anche in palestra? Arrampicare, certo, cioè, o palestra, che fortunatamente mi sono costruito a casa, quindi bene o male non ho più bisogno di andare fuori, oppure quando vado ad arrampicare vado fuori, però è una cosa un po' opprimente. Allora capisco la perplessità di tua fidanzata. Perché dici così? Perché non c'è mai tempo per dedicare a me. No, il fine settimana sì. Ah sì. Anche se poi il fine settimana, quando devo fare qualcosa, qualche lavoro. Questo una parte l'abbiamo fatto, diciamo, insieme. Sì, perché è venuta con me la prima parte, è venuta con me perché ovviamente non sapevo quando andare, quindi o era il fine settimana o era il fine settimana. Allora, torniamo a questo lavoro. Durante la piena pandemia è stato dato, diciamo, chiesto se potevi fare questo lavoro. Sì, perché praticamente quest'anno, il 4 novembre in generale, è l'anniversario di San Carlo Borromeo e il padre Barnabiti, qui c'è dietro tutta una storia, perché ovviamente a me è stato commissionato il lavoro dandomi X informazioni e poi però da lì ho dovuto costruire io. Quindi
io mi sono preso una serie di libri, fortunatamente ho una buona collezione di libri della Treccani, quindi mi sono studiato tutta l'età dei Borromei, sì. Più su degli altri volumi che ho consultato, e ho ricostruito la vita di San Carlo, che è stato il punto fondamentale di partenza. Perché? Certo. Perché San Carlo, nella sua permanenza a Milano, praticamente è stato arcivescovo di Milano, aveva come diciamo, comunità preferita, prediletta, i padri Barnabiti, perché lui andava in quello che era il convento di San Barnaba, che è esattamente dietro Zaccaria, certo. Andava a pregare e quindi faceva, diciamo che aveva un rapporto molto continuativo e anche molto profondo con i padri Barnabiti, tanto che ai Barnabiti è rimasta buona parte di beni di San Carlo, bene intesi come oggetti, vestiti, certo. E quant'altro, che tra l'altro sto fotografando per un'altra pubblicazione. Ma dai? Sì, vabbè, fotografare gli oggetti non è il mio genere, però ho detto, vabbè, visto, certo, che ho fatto uno, faccio anche l'altro. Certo. E praticamente loro li hanno conservati per 400 anni a questo punto, perché è morto alla fine del 1500, quindi diciamo che sono 400 anni, che loro li conservano in quella che oggi è la cripta di San Barnaba, che è la parte, diciamo, dietro lo Zaccaria, perché credo che pochi ne abbiano coscienza, ma c'è l'istituto che dà su via della Commenda, poi dove c'è via San Barnaba, tutto quel complesso dietro che è attaccato all'istituto è il convento di padre Barnabiti, quindi è tutto di proprietà di Barnabiti, quindi c'è il loro dormitorio, ci sono poi, magari dico convento, non è proprio il, certo, termine giusto, però diciamo che è il loro punto di ritiro. Certo. E sotto c'è una bellissima cripta che io in 13 anni di Zaccaria non avevo mai visto, e pur conoscendo lo Zaccaria me ne ha dito. E questa volta sei stato lì? Sono stato lì. E dormire lì dentro? Esatto, praticamente mi hanno chiuso dentro, ho detto finché non hai studiato San Carlo morirai dentro qua con lui e potrai mangiare gli ossicini di San Carlo. No vabbè, questo fortunatamente non è successo, però avevano una marea di reliquie che sono state tutte... accesso a su tutto. Esatto, loro praticamente hanno deciso quest'anno, in occasione del fatto che l'arcivescovo di Milano voleva celebrare, certo, l'evento, diciamo, fare una celebrazione, perché ovviamente l'arcivescovado, altra, sì, cosa che pochi sanno, è stato costruito, quello che oggi conosci come arcivescovado, proprio su volontà di San Carlo, dall'architetto Pellegrino Tibaldi, quindi non esisteva quella roba lì, certo, per come la conosciamo noi, la diocesi era da un'altra parte. E quindi hanno deciso di restaurare tutte le reliquie, in quella che è definita la ricognizione canonica delle reliquie, e contestualmente mi hanno detto, se si riesce a fare qualcosa di fotografico, può essere una bella cosa. Allora, posto che di San Carlo fare il reportagista su un morto è un po' difficile, e quindi ho detto, che cosa faccio? Fotografo il cadavere? Ho detto, sarà un po' dura. Allora, a questo punto ho pensato di ideare un progetto che ne ripercorresse le tracce, quindi le orme, su quello che è ancora oggi visibile. Certo. Quindi, per quello che ho studiato tutta la storia di San Carlo, proprio l'ho ricostruito passo passo, quindi da dove è nato, che è la Rocca di Angera, che poi tutti vanno a visitarla, ma dubito che molti sappiano che la Rocca di Angera è nato San Carlo, tanto che c'è la sala di San Carlo, ma pochi leggono quelle didascalie, certo. E fino, diciamo, la mostra si apre con il San Carlone, che è l'ultimo dei ricordi di San Carlo, ma era l'unico modo per dare, diciamo, un'impronta di San Carlo, perché sennò della figura del santo non ci sarebbe nient'altro. Certo. E poi sia la mostra che faremo adesso dal 4 di novembre, che è il primo giorno, un evento privato dove partecipa proprio anche l'arcivescovo di Milano, che intitola la biblioteca, che onore, però. Sì, è un bel colpo, sì, intitola la biblioteca dello Zaccaria San Carlo Borromeo, sì. Poi fa la visita alla mostra, dovrà andare giù nella cripta a vedere appunto le reliquie restaurate, sistemate, sì. È stato un circo vedere le reliquie sistemate, questo faremo un altro capitolo un giorno, sì. E poi appunto ci sarà un pranzo con l'arcivescovo, dopodiché la mostra rimane aperta al pubblico ufficialmente dal 5 di novembre fino al 4 di dicembre, quindi dal lunedì al venerdì, tipo un mese. Esatto, un mese, sì. Per permettere a tutti di poterla vedere. Orario dicevi? 9:17. 9:17. Poi in realtà l'istituto rimane aperto fino alle 20, però dubito che, sì, che oltre le 17. Quindi chiunque può anche visitare, sì, questa mostra. Sì, basta che ci si presenta allo Zaccaria, si suona il campanello alla portineria, fanno accedere sicuramente con Green Pass, sì, per Green forza, Pass. Per accedere ormai è diventato imprescindibile. Sì. E niente, quindi poi abbiamo deciso di fare questo lavoro, io ho detto, proposto di fare anche un libro, perché dico, alla fine facciamo un lavoro che diventa la mostra, ma poi le fotografie restano solo lì. È stata un'idea abbastanza sposata, diciamo, con interesse, anche perché ci sono delle fotografie di cose che sfuggono alla coscienza delle persone, diciamo, comuni. Per esempio, mi hanno aperto una
io la definisco cappella, però propriamente detta sarebbe oratorio, interno all'arcivescovado, dove nessuno può entrare, quindi io sono entrato con il permesso e con accompagnato dal segretario dello Zaccaria, che è bellissima perché ha degli affreschi parietali spettacolari, conservati, che sembrano fatti, cioè sembra questa cosa che hai attaccato al muro, cioè sembra fatto ieri. E poi la soffitta cassettonata, tutta dipinta a mano, una cosa da, che tu dici, mai visto una cosa del genere. Scusa, cioè, perché poi tu che più diciamo tendenza delle fotografie sociali, esatto, della strada, però ho fatto un reportage d'architettura, no, cioè, io sono curioso, cioè che tipo di fotografia hai fatto? Diciamo una sorta di architettura, fotografia di architettura per forza, però lo definirei più reportage di architettura, perché alla fine è come ripercorrere le orme di San Carlo, quindi visiti dei luoghi che tu oggi vedi, l'idea di fondo è vedo dei luoghi che oggi hanno una faccia. Ci fai vedere. Adesso ti faccio vedere questo per rimanere. Voglio vedere. E, tra l'altro l'introduzione del libro è stata scritta da Ferruccio Resta, il rettore del Politecnico, e poi c'è un contributo dell'architetto Daniela Fiocchi, che tra l'altro è stata anche mia professoressa delle medie al tempo. E oggi non insegna più lì, però quando ha visto il libro è stata felicissima di poter contribuire anche lei. E abbiamo deciso che 50 copie le avremmo fatte, perché viene prodotto solo in 600 esemplari il libro. Ma le prime 50, di cui ovviamente la prima l'arcivescovo, ci mancherebbe altro, sono accompagnate dalla stampa di quella che è la copertina del libro, fatta su un particolare tipo di carta, eccetera, accompagnato da un certificato di autenticità e quant'altro. E quindi questo rimane a te, questa è la quindicesima, è il numero 15 di 50, puoi aprirlo tu perché... Ma che onore! Ovviamente è tuo, quindi dietro c'è la Fornel, esatto. Allora... Ecco, io spero che quando lo compreranno faranno come hai fatto tu, perché per fare questo sono tanti fogli come quello strappati e messi insieme per fare la banda, è stato un lavoro di precisione, certo. In due che veramente ci siamo uccisi. Bene. Qui c'è l'introduzione, qui c'è chi ha contribuito, perché poi è nato anche una serie di contributi anche di privati che hanno sostenuto il lavoro. E poi a questo punto si parte, come ti avevo detto prima, dal primo passaggio, cioè da un lato la descrizione di cosa sono le fotografie, anche per spiegare i luoghi, ovviamente sono sintetiche per esigenza di brevità, e si parte dall'unica traccia della figura di San Carlo presente, e poi a quel punto si segue la storia di San Carlo, quindi ripercorrendo i luoghi, diciamo, con la stessa visione con cui ne ha avuta lui. Perché bene o male quello che c'è in questo libro è esattamente quello che c'era ai suoi tempi. Certo. Con l'unica eccezione, che questo è un dato che si può aggiungere, che questa visione sui tempi c'era di sicuro, l'unica cosa che non c'era era che la chiesa non era proprio così, era stata progettata in una maniera e poi è stata riprogettata per dedicarla a San Carlo, infatti questa è la chiesa di San Carlo oggi, quindi l'unica differenza vera. Posso fare un paio di domande inutili? Vai. Prima di tutto, non è mai inutile, che macchina hai usato? La tua MP240. E... Quindi hai scattato a colori? Nel senso sì, file in RAW. Cioè, file no, di NG, sì, per una volta. Ma perché hai fatto in bianco e nero? Perché è il mio stile, perché io vengo dalla pellicola, io la sai che lavoro sempre a pellicola, però ho fatto, in realtà queste fotografie non esistono solo così. Io sono sempre andato con lo stesso obiettivo sulle due macchine e ho fatto sia a pellicola che in digitale per una ragione molto semplice, perché da un lato il fine archivistico, sai che mi piaceva l'archivio delle pellicole, è quello. Poi perché volevo vedere la differenza di resa, ho fatto lo stress test al tuo 21 mm certo. E per vedere la differenza di resa, perché ho detto se mi piace di più la resa finale delle fotografie in pellicola tengo quelle, quindi quello che vedi qui, che poi in realtà sono molti di più perché sono 550 foto complessive, quindi io ne ho fatte, sono andato in parecchi luoghi, poi per non far costare anche il libro un miliardo, ovviamente abbiamo dovuto fare selezione, però il problema è che poi la resa di stampa, visto un provino delle fotografie in pellicola, non rendeva minimamente, perché ovviamente il profilo colore della stampa è una cosa, la stampa chimica che faresti tu è un'altra, e editare il negativo come la stampa chimica mi sembrava prima di tutto una bestemmia, e in secondo luogo ho detto no, cioè così non esiste, e poi non mi piaceva proprio la resa cromatica, quindi ho puntato a fare solo digitale e a quel punto editare il digitale come se fosse la resa finale della stampa della pellicola, a quel punto il file era lavorabile e l'ho reso pressoché identico a quello che era la mia idea iniziale. Certo. Poi perché il bianco e nero, secondo me, astraendo, quello era l'oratorio, quello che non vedrà praticamente, questa è la croce di San Carlo, quella
di processione. Questo è l'oratorio, quello che sto sì. Una roba, ti assicuro che visto in foto, ma anche a colori, ho anche provato a sistemarla, proprio non rende, visto dal vivo è, no. È un'altra cosa, visto dal vivo è una, cioè rimani, entri e dici, poi è uno spazietto piccolo, perché è grande come certo. Questo tavolo qui, sì. Ma entri e dici, boh, questo è dove l'hanno, è l'altra cappella che c'è all'interno del, dell'arcivescovato, dove gli hanno sparato, la famosa archibugiada. Sì. Questa è la chiesa di San Fedele che è stata costruita da lui, è sempre voluta da lui. E poi dopo questo è la chiesa di San Barnaba con l'altare, che fu, questo è l'altare originale che fu consacrato proprio da San Carlo Borromeo. Quindi questo era sarebbe stato bello di questa vedere la cripta, ma la cripta purtroppo è chiusa e non te la aprono neanche su richiesta. Cioè, non potevi togliere tutto questo automobile? Non si può cancellare qualcosa, è bruttissimo. D'altronde lì è una, sono andato ad agosto, a luglio, a giugno. E okay. Io non ero per niente, perché questa qui è quella piazzetta stupida dove sì, c'è sì, la piazzetta di San Sepolcro, dove c'è sempre qualcosa. Certo. Non riesci mai a fotografare, infatti io non ero d'accordo, ero d'accordo su mettere se giri. San Sepolcro c'è anche questura, no? Cioè, e sì, infatti queste sì. Sono tutte le auto esatto. Civetta per buona parte. Sì, in effetti, cioè, potevi entrare, ma scusassi. Via! Scusate, cioè, scappate! Sì. Infatti questa da un punto di vista artistico è l'unica che non mi piace. Io avevo fatto anche delle fotografie interne a due dipinti che sono tutti e due relativi a San Carlo, sì. Però uno della processione del chiodo è posteriore, pur essendo la processione del chiodo stata iniziata da lui, era purtroppo posteriore alla sua morte, e quindi a quel punto non era un qualcosa che avrebbe potuto vedere lui, cioè appunto l'ho omesso e abbiamo optato solo per dare una visione della facciata. Il bello era la cripta, ma la cripta purtroppo non si può vedere. E questo invece è un documento storico che ho trovato su uno dei libri che ho consultato, perché ovviamente del lazzaretto originale non esiste pressoché più niente. Certo. C'è solo un'altra chiesa dove c'è sempre davanti parcheggiato qualcosa, mm-hmm. E quello spettro color, quello lo puoi buttare via, il foglio che si conserva alla fine del libro. E praticamente ho detto no, lasciamo perdere, però il documento era bellissimo, quindi ho messo il documento, lascia perdere, poi il libro lo volto così, spesso così. Messo in piedi, l'ho illuminato con due luci, con due strobo, e ho detto adesso sono fotografo, dritto, non c'è, non mi veniva la pagina perché essendo lucida continuava a darmi i riflessi, certo. No, cioè ero lì tipo non posso metterlo, invece poi alla fine sono riuscito a riprodurre, che secondo me è una bella testimonianza, perché prima di tutto certo. È un libro che non ha nessuno, e quindi averlo potuto documentare non è una cosa da tutti. Bene. E quindi no. Lì però devi guardare la fotografia che c'è. Esattamente, cioè, immagino che sia con voi. No, sì, certo, perché ovviamente per essere coerente. Oh, cavolo, cioè, hai fatto un lavoro certosino, davvero. Pensa che li ho piegati, tutti i 50 li ho piegati tutti a mano, li ho redatti tutti a mano. Ah sì? Certo, per forza. Quindi le parti che sono scritte a mano sono tutte, sono stato lì a farle, ho usato una museum etching per fare la stampa. Ovviamente tutte le stampe hanno un bollino autentica sul retro, che certo. Poi è quello uguale al certificato. Sì, c'è stampa, una certificazione da avvocato. Vero? Infatti me l'hanno detto tutti. Sì. E quando l'ha visto il segretario mi fa, è proprio una roba che fa uno che fa gli atti. Ho detto sì, è vero, sono d'accordo. Cioè si vede lontano un chilometro, più un modus operandi il mio, però che è abbastanza consolidato. Sì, cioè proprio... Sì, anche una... dietro questa cosa di didascalica, sì, così... Una certificazione assoluta di 200%, no? Cioè, vuole arrivare, cioè proprio... Non voglio che mi dicano che questa esatto. Cosa non è autentica. Sì, così, e cioè più che... Cioè, Madonna! Non potete portarmi in tribunale. Guarda, però, cioè, guarda che... E questo potrebbe anche essere molto interessante per i fotografi che fanno autentica. Sì, infatti no? Io ho imparato sì. Da uno che fa autentiche, non si chiamano autentiche, ma gli expertise dei quadri, certo. E mi sono fatto spiegare quali sono i criteri, certo. Infatti anche l'idea dei bolli, che so che certo. In realtà molti sanno che ci sono ma non li usano, però il bollo ha, se lo guardi in controluce, un numero di serie qua sotto, certo. Che è identico nell'uno e nell'altro, certo. Ci sono solo questi due, okay. Più mi ha detto che dati bisogna scrivere, in che formato, quindi anche la scrittura a mano, io all'inizio avevo fatto certo. Il file, scrivendo 1, 2, ne ho fatti 50 di file, poi certo. Mi dice no, togli tutto perché questo devi fare a mano, no, e quindi vabbè, ho dovuto rimediare, però diciamo che ha tutta una cura particolare, anche perché se non è un evento... Certo. Capita tutti i giorni e mi sembrava giusto dare il giusto risalto. Bella immagine. Ti piace? Sì.
Questo era proprio, era lo stile, la maggior parte delle fotografie sono fatte con questo stile. Poi mi sono certo. E questo hai trattato questa statua come se fosse un essere umano. Esatto. Certo. Infatti anche l'idea del posizionamento della luce vicino alla mano, certo, è proprio ovviamente con tutti i limiti, sì, del fatto che non si riesce a fare un'esposizione così corretta, però il senso era questo. Infatti in tutti i posti dove sono andato, tra... anche proprio le architetture, ho cercato di trattarle come se ci fossero delle persone, certo, da documentare, come, certo, lo farei con delle persone, certo. E ora comprendo, hai capito? Certo. Però quelle che ho dovuto scartare per non far venire un tono così, ovviamente, certo, restano in archivio. Bene. Grazie, complimenti. Grazie, e in bocca al lupo per la tua mostra. Grazie. E poi, beh, sì, cioè, questa è, verrai a vederla. Sì, cioè, non è solo una mostra, perché è comunque una documentazione. Eh sì, è comunque un evento storico. No? Anche perché mi sembra che sia, vorrei dire una stupidaggine, mi sembra che sia 25 anni che l'arcivescovo non va allo Zaccaria, non va dai Barnabiti allo Zaccaria a fare un incontro. Quindi c'è anche il fatto che, certo, il signor Del Pini abbia deciso di presentarsi, cioè è un evento particolare. Bene, grazie. Ok, grazie del tuo racconto. Ma al di là di questo, verrai a vedere la mostra.